Siamo con Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle. Il tema dei PFAS, la lotta ai PFAS, è al centro del vostro programma e delle vostre iniziative? Sì, anche in particolar modo nel programma per l'Europea, in considerazione del fatto che la tutela dell'ambiente è nel DNA del Movimento 5 Stelle. Certo, qui questa contro i PFAS è una battaglia che ormai supera i 10 anni. Ha trovato il Movimento 5 Stelle coinvolto sia a livello locale che a livello nazionale. E oggi è arrivato il momento di dire stop ai PFAS, è arrivato il momento di dire stop alla produzione di PFAS, è arrivato il momento di avere un maggior controllo sugli scarichi da parte dell'industria, ma soprattutto sulla qualità dell'acqua. Da molti partecipanti a questo convegno è emersa la necessità di rivendicare la qualità dell'acqua come un diritto. E la politica deve avere la responsabilità che questo diritto possa essere pienamente goduto dai cittadini. Per cui è arrivato il momento di presentare, di coinvolgere il Parlamento con una mozione in cui il Movimento 5 Stelle porrà questi obiettivi, che sono certamente obiettivi ambiziosi, perché non è un problema solo di una regione e neppure solo italiana, ma è un problema dell'intera continente europeo, addirittura internazionale. Però l'Italia, e in particolar modo il Veneto, che piange addirittura 4.000 vittime da malattie collegate ai PFAS, deve dare il proprio contributo, e il mio auspicio è che ci possa essere una convergenza tra tutte le forze politiche che hanno a cuore la tutela della salute dei propri cittadini per arrivare finalmente a un bando di questa molecola chimica che troppi danni ha fatto al nostro paese.